Ciao a tutte ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi andiamo a effettuare un refill, come avete visto dalla prima immagine, con i prodotti LC, con cui io mi trovo veramente molto bene. Ma come tutte sanno, o almeno chi mi segue, sa che io prevalgo l'acri gel. Mi hanno mandato questo prodotto, che è il loro primo gel, insomma, il primo della loro linea per ricostruzioni, ed ero veramente molto curiosa di provarlo. Quindi mi sono messa e ho fatto un video per voi, anche perché aprendo la confezione, vedendo il prodotto, ero veramente molto molto ispirata, insomma mi piaceva veramente tanto. Quindi iniziamo. E niente, qui sono andata ad accorciare le unghie, è un refill, quindi appunto accorciamo le unghie e le riportiamo alla loro forma richiesta, quindi la mandorla. E eliminiamo la superficie, insomma io ho già passato la fresa per eliminare il finish e il colore. Questo gel qua è un monofasico, quindi potete benissimamente usarlo senza alcuna base. E io qui la utilizzerò, vedrete che la utilizzerò sempre della loro linea, perché comunque con le loro basi mi trovo molto bene, le utilizzo sempre sia con l'acri gel che appunto con i gel, insomma, anche se il gel dovesse essere di un'altra azienda, utilizzo le loro basi perché mi trovo appunto molto bene. Mi raccomando, in fase di refill andate sempre a vedere che le unghie siano della stessa lunghezza, perché passando la fresa non si sa mai che una sia leggermente più corta o leggermente più lunga, quindi per sicurezza misurate sempre in modo che il finale sia proprio bello esteticamente da vedere. Qui sto utilizzando la lima 150 di grana 150 di Passione Unghie, sono le monouso, e se avete visto il video precedente dove vi spiego qualche trucchetto per velocizzare le tempistiche, vi ricorderete che nomino appunto queste lime. Allora, dunque, qui passiamo invece alla mia solita manicure, la dry manicure. Qui utilizzo la mia Diamond Candle, sempre di Passione Unghie. E appunto io procedo sempre nello stesso modo, quindi da destra verso sinistra e da sinistra verso destra. Ragazzi, mi raccomando, con queste punte, anche se sono diamantate, e con cautela, andate piano e non mettetevi fretta a fare la dry manicure, perché insomma è una zona delicata. Qui invece uso le mie forbicine, le Stalex, e procedo con il taglio delle cuticole. Il taglio delle cuticole vedrete che lo inserirò sempre nei video, perché a me piace molto vederli e spero anche a voi, insomma, io ve li inserisco in modo che, non lo so, prendiate spunto dalla punta della forbicina, da come posiziono la forbicina, insomma, per farvi venire meglio appunto il risultato sulla dry manicure. Ovviamente procedo nello stesso modo anche dall'altra mano. Qui, come sempre, appunto passo una delle mie punte preferite per le cuticole, che mi aiuta a delineare tutta la parte appunto del sottocuticola. Una volta terminata questa parte, applico la mia base. Io utilizzo la Restruttura nella colorazione Clear e la applico dove è necessario, quindi nella parte della ricrescita. Dopodiché catalizzo per 60 secondi in lampada. Quello che più mi piace di questa base è che dà un'adesione perfetta e non crea spessore, non crea ulteriore spessore prima dell'applicazione del gel o appunto dell'acri gel. Una volta catalizzata, finalmente arriva l'ora di utilizzare resina. Mi hanno mandato in due colorazioni me l'ha mandata, questa è la Camouflage Strong, ha una colorazione bellissima, delicatissima,
e qui vi ho zoomato più che potevo, insomma, per farvi vedere come si lavora. È totalmente autolivellante, cioè io credo che anche per le principianti sia perfetta. E io in questo refill utilizzo la tecnica che vi avevo spiegato appunto nel video precedente, quindi un dito alla volta e la mano destra, la mano sinistra, mano destra, mano sinistra e avanti così. Le faccio direttamente inserire in lampada, bastano 10 secondi, il tempo che catalizza, che fate l'altro dito e tirate fuori l'altro in modo che smetta di colare. Mi dispiace che in questo momento ho urtato il braccio dove stavo registrando e quindi si continua a muovere. Inoltre, ecco appunto, il telefono continuava appunto a muoversi. Comunque spero che si veda. Ve la mostro anche di profilo e vedrete come la superficie è omogenea. Guardate, qui ancora deve essere catalizzata, ancora deve essere limata. Procedo con l'altro indice, quindi andiamo avanti così, appunto, indice, mi raccomando, applicatelo molto bene vicino alle cuticole, non toccatele. E il pennellino invece che sto utilizzando è sempre il loro, quello che appunto vi avevo mostrato nell'unboxing, e mi aiuta un sacco perché ha le setole, tutte le setole sono compatte e piccole, quindi non fa andare il gel, insomma, dove non deve andare. Guardate quanto è bello, quanto è facile da lavorare, credetemi che è veramente facile da lavorare. Io prevalgo inoltre i costruttori pigmentati, li preferisco, mi piacciono molto di più, ma se volete comunque c'è anche nella versione clear. Se vi capita di sporcare, di sbrodolare un po', basta che prendete un bastoncino d'arancio e andate a pulire. Ecco, come vedete, continuo a cambiare mano in modo da velocizzare il mio lavoro e da renderlo comunque ottimale. Quindi stiamo facendo le nostre 10 dita e vi assicuro che ho calcolato il video in cui registravo solo la parte del riempimento con il gel e appunto ci ho messo circa 10 minuti e qualche secondo, quindi credetemi che vi aiuta un sacco questa tecnica qua. Una volta che ho terminato le mie 10 dita, faccio un'altra passata in lampada completa di 60 secondi. Sgrassiamo e andiamo a limare la superficie. Come vedete, la parte da limare, insomma, è veramente superflua. La superficie viene quasi del tutto omogenea, quindi appunto la parte della limatura serve soltanto per definire tutti quei lati che magari non siamo riusciti a fare in modo impeccabile, ecco. Come sempre vado ad utilizzare la mia punta ad ago per il giro cuticole, anche se veramente in questa occasione qua mi è servita molto poco, insomma. Il giro cuticole era molto pulito, il gel non è andato a sbordolare, non è andato ad attaccarsi alle cuticole. Ora utilizzerò il colore nero, il black, questo è il codice se volete cercarlo sul loro sito. In due passate è perfettamente coprente ed è molto lucido, quindi mi piace molto. Per fare qualcosa di particolare siamo andate ad applicare il loro finish glitter, che è veramente una chicca da avere perché è senza dispersione, quindi funge sia da decorazione nell'art che da finish. Inoltre sulle stesse due unghie andrò ad applicare il loro finish matte, che è fantastico perché, ragazze, non si graffia e non si spela e veramente difficilmente si macchia. Vado a catalizzare
E questo è il risultato finale, ragazzi. Io spero che vi piaccia, spero che il video vi sia piaciuto. E per andare a vedere ogni giorno qualche lavoro, qualche curiosità, andate a seguirmi su Instagram. E niente, ragazze, un bacione e appunto fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto. Ciao!